Buongiorno a tutti. Naturalmente saluto il sindaco, saluto la giunta e tutti i consiglieri, il segretario. Partiamo con l'appello. Bolognese? Assente. Bolognese non la vedo, il non c'è, assente. Boschetti? Presente. De Nicolis? Assente per motivi Assente. professionali, per motivo di lavoro mi ha telefonato dicendo che non poteva essere la seduta. Di Filippo Antonio? Esposito? Esposito? Al momento non c'è. Presente, sì, la vedo, Eccola presente. qui. Eccola. Ora sì. Fabrizio? Eccomi, buongiorno. Presente, buongiorno. Luciano? Presente. Presente. Gnacca, presente. Marinelli? Presente. Mariotti? Non lo vedo. Mariotti? E non c'è per motivi di lavoro, Presidente. Ah, benissimo, grazie. Allora, Mariotti assente per motivi di lavoro. Rossi? Rossi non lo vedo. C'è? C'è, Presidente. Ecco Sì. qui, ecco qui. Rossi presente? Roberto presente? Lo vedo ma non lo sento. C'hanno problemi di connessione. Segretario? Vabbè, per adesso lo diamo assente perché non lo sento. Cerchione? Presente. Presente. Spadano presente. Torricella? Presente. Travaglini Fabio? Presente. Presente. Travaglini Gianmarco? Presente. Michela Marica Zinni? Presente. Allora, segretario presente? 13. Allora, 13 assenti, 4, 13 presenti e 4 assenti, però Rossi ora è in linea, si Vedo collega in Roberto linea. Rossi, sì. Roberto, sei presente? Rossi? Roberto? Sì, si vede ma non c'è audio. Roberto, mi senti? Rossi? Vabbè, Ha problemi difficoltà di su. connessione, anche se però lo vedo, è presente, insomma. Sì. Va bene, allora possiamo iniziare la seduta con il primo punto all'ordine del giorno, che è una interrogazione presentata dal consigliere Fabio Travaglini, che può illustrarla. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. È di qualche giorno fa, poi con i tempi del Consiglio, l'illustriamo oggi. Faccio riferimento all'episodio che noi consiglieri abbiamo appreso sulla stampa locale rispetto a sia il Centro che altre testate web rispetto a un evento che si sarebbe verificato all'interno del comune di San Salvo per un'aggressione, come riferito nell'articolo, a due assistenti sociali del comune di San Salvo. Interpellanza che soprattutto innanzitutto ha verificato se il fatto accaduto è vero. E se questo fatto debba aprire una riflessione da parte la giunta dell'amministrazione se il funzionamento dell'erogazione dei servizi sociali per questa patologia particolare non debba essere ripensato anche nella sua realizzazione. Mi pare che attualmente sono ubicati nel piano segnalato di San Salvo. Ho chiesto nell'interpellanza se nelle intenzioni dell'amministrazione eventualmente di dotarla di una sede più congrua anche in prossimità, per esempio, dell'edificio della polizia locale, come era in passato.
o in alternativa con altre previsioni da parte della grazie. Quindi benissimo, dopo la illustrazione del consigliere Fabio Travaglini do la parola all'assessore Lippis per la risposta alla interrogazione. Grazie Presidente, buona giornata a tutti, al Sindaco, alla Giunta e a tutti i consiglieri. Bene, quanto ha preso dal consigliere Fabio Tomoni dalla nota di stampa, seppur riportato in modo giornalistico, corrisponde al vero. Purtroppo, durante un incontro protetto, un utente ha messo in atto azioni violente sui fronti di due nostre valide professioniste, di due nostre valide assistenti sociali. Professioniste che giornalmente gestiscono incontri spesso conflittuali tra le parti, ma il loro compito è quello di mettere al centro l'interesse e la tutela del minore. Ringrazio anche Fabio per aver fatto questo interpellato e ringraziare questa è l'occasione. Il grande lavoro che queste persone, queste signore, fanno quotidianamente perché è un lavoro difficile che ha a che fare con la situazione verso il genere umano. Quando è accaduto questo fatto, visto che ho questa delega da poco, ho chiesto agli uffici se c'erano mai state in passato azioni di questo tipo. L'ufficio mi ha detto no, fortunatamente, e questo avvalora ancora di più la professionalità e la competenza di questi assistenti sociali che riescono a gestire in eccellenza questi incontri, che come ho detto prima sono incontri molto delicati e difficili, ma la loro bravura, la loro professionalità, la loro umanità ha fatto sì che in questi anni i ragionamenti mi hanno detto che sono sempre un pochino conflittuali, come ho detto prima, però riescono in qual modo a gestire queste situazioni in maniera eccellente. Quindi un grazie a queste donne, a queste persone, a tutto l'ufficio politiche sociali che in maniera professionale gestiscono questo. Questo sono degli incontri, ripeto, che hanno una attenzione alla privacy molto 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 importante, e quindi gli uffici sono stati adibiti in quella locazione per avere questa premura, questa attenzione. Comunque posso dire che a breve doteremo l'ufficio di un dispositivo di sicurezza e faremo così potremmo intervenire qualora ci potrebbero essere altri casi di questo tipo. Io mi auguro di no, ma in questo ventennio accaduto, questo è stato solo questa volta è accaduto questo, quindi mi porto a dire che il lavoro svolto dagli assistenti sociali del nostro comune è molto egregio. Quindi rispondo all'interpellanza del consigliere Travaglini e do un caloroso ringraziamento alle operatrici, agli assistenti sociali e a tutto il mondo delle politiche sociali, che è un mondo silente in questo anche periodo di difficoltà pandemico, ma che comunque lavora quotidianamente per il bene della nostra comunità. Grazie. Presidente, posso per la replica? Presidente, attiva l'audio. Eugenio! Io lo so, ma non riuscivo a riattivarlo.
si controlla tutto da lì. Lo so. Allora, sì, la parola al consigliere Travaglini. C'era stato un problemino tecnico per l'indice di gradimento rispetto alla risposta dell'assessore. Sì, grazie Presidente. Al di là dell'apprezzamento rispetto al lavoro svolto dalle singole assistenti sociali a cui ci associamo anche come opposizione, non sono assolutamente soddisfatto della risposta che proviene dall'assessore, in quanto non si capisce bene. Mi sembra molto lasciato all'autonomia dei singoli la gestione di quell'ufficio. Non abbiamo assolutamente capito le intenzioni dell'amministrazione, ma soprattutto vorrei far notare che non avessi fatto l'interpellanza, che non fosse uscito perché qualche giornalista l'ho saputo, non avremmo saputo il fatto, e quindi, come probabilmente altri fatti nel passato, non ne saremmo venuti a conoscenza. Grazie. Bene, allora dopo la discussione sulla interpellanza del consigliere Fabio Travaglini passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è la proposta del piano regolatore cimiteriale, per una proposta di adozione del piano regolatore. Do la parola al presidente della commissione Elisa Marinelli per la illustrazione. Prego presidente. Grazie presidente, buongiorno a tutti. Allora, oggi noi ci troviamo nella fase di adozione del piano regolatore cimiteriale. Negli anni precedenti lo sviluppo del cimitero della nostra città è stato, diciamo, piuttosto incontrollato. Questo in mancanza di uno strumento che proprio a regolamentare lo sviluppo del nostro cimitero. Uno strumento che mai avremmo pensato che potesse mancare all'interno del nostro comune. Di conseguenza noi ad oggi siamo per questo consiglio per la prima volta discute di un piano regolatore cimiteriale, piano regolatore che doveva essere adottato già negli anni 90. Il piano regolatore, come vi dicevo prima, è uno strumento che regola l'evoluzione nel tempo delle domande di sepoltura, e lo fa attraverso tre funzioni principali, cioè quello delle previsioni, facendo un'analisi statistica negli ultimi 10 anni, le previsioni di ampliamento o di ridefinizioni delle aree cimiteriali, qualora dovessero servire, e le norme tecniche di attuazione. Questo piano regolatore, oltre quindi a riregolamentare tutto l'intero cimitero, propone anche un ampliamento con una modifica della fascia di rispetto soltanto per un lato del cimitero, questo per l'inserimento di un tempio crematorio. Queste, diciamo, sono le parti più significative di questo piano, e in più ci sono tutte le norme tecniche di attuazione che regolamenta anche l'ordine, diciamo, estetico del nostro cimitero. Grazie. La proposta di piano è stata anche discussa in commissione, giusto? Abbiamo fatto una commissione dove abbiamo parlato, dove era presente il consigliere Gennaro Luciano. Certo. Bene, allora, dopo la illustrazione da parte della Presidente della Commissione, la discussione è aperta, la discussione generale è aperta. Ci sono interventi? Sì. Ha chiesto la parola il consigliere Gennaro Luciano. Prego, consigliere. Innanzitutto buongiorno a tutti, Sindaco, Giunta e consiglieri assessori, naturalmente. Allora, come ricordava la consigliera Marinelli, abbiamo fatto una commissione alla quale ho partecipato. Vorrei un attimo rendere edotti tutti i consiglieri su questo piano cimiteriale. Allora, come bene diceva la consigliera, naturalmente tutte queste premesse dovrò farle per poi esprimere quella che sarà la mia posizione, la posizione di tutto il centrosinistra. Il discorso è che noi abbiamo un obbligo di legge, cioè noi oggi qua non stiamo parlando di un semplice piano cimiteriale.
perché se noi stessimo parlando del piano cimiteriale, sicuramente tutta l'opposizione voterebbe in maniera favorevole, compatta, su questioni squisitamente tecniche che adesso vi rammento. Noi innanzitutto il nostro comune è in ritardo perché c'è una legge, la 285, che prevede che bisogna fare il piano cimiteriale, quindi non si capisce perché noi dovremmo votare in maniera contraria. Tra l'altro ricordo che il comune di San Salvo di fatto, per quanto riguarda la gestione del cimitero, non presentava il piano, presentava due delibere di giunta che furono fatte negli anni 2000 e l'ultima del 2013, dove di fatto veniva regolamentato l'utilizzo del cimitero, quindi la pulizia, l'utilizzo della cappella, insomma, giustamente come si deve, come deve essere regolamentato un cimitero. Ciò non toglie che comunque non abbiamo in tutti questi anni adempiuto a un obbligo normativo, cioè quello di redigere il piano cimiteriale, che noi che siamo oppositori, come diciamo sempre, però ragionevoli e nell'interesse esclusivo della nostra città, siccome dobbiamo anche ragionare prima o poi del piano regolatore generale, ben venga oggi inserire questo piano cimiteriale in un'ottica di rispettare un obbligo normativo e di farlo inserire in un discorso più ampio, quello relativo al piano regolatore generale. Mi permetto di fare un'osservazione su quello che ha detto la consigliera Marinelli in merito alla, diciamo così, crescita confusa, diciamo così, del nostro cimitero. È vero che non avevamo un piano regolatore generale, ma è altresì vero che negli anni 90-2000, quando fu fatto il progetto dell'ampliamento del cimitero, comunque si è dato un ordine al nostro cimitero, un ordine, diciamo, progettuale, che poi giustamente il piano regolatore cimiteriale entra nel dettaglio e quindi fa uno studio, come correttamente ha detto Elisa, cioè sul discorso del numero dei loculi a disposizione, cioè fare una ricognizione perfetta. Quello è un altro discorso che poi è sempre un adempimento di legge. Tra l'altro dobbiamo avere la visione da oggi a 10 anni, e quindi è chiaro che con questo strumento noi riusciamo a programmare in maniera corretta quello che sarà l'evolversi della, diciamo, appunto del cimitero, dei loculi, dell'ampliamento, di quelle che sono le necessità del nostro comune di San Salvo, che ogni anno ha circa, diciamo, ci sono circa 150-160 decessi, e quindi da questo punto di vista nessun problema, così come ci mancherebbe se noi andiamo a sindacare sul fatto che il collega che ha redatto il piano cimiteriale è entrato anche nel merito del decoro. Noi abbiamo una delle prime interpellanze che presentammo, era proprio sul cimitero, ed è il cimitero è proprio sintomo di civiltà, diciamo quasi una cartina di tornasole di civiltà di un comune, quindi della nostra comunità. Quindi perché noi dovremmo essere contrari? Cioè, detto tutte queste cose, noi dovremmo essere compatti a dire siamo felicissimi, favorevolissimi, perché c'è un pezzettino che anche nella relazione che ha fatto la nostra consigliera passa in secondo piano, ma che non è in secondo piano, ma è che l'elemento che sta creando fervore nella nostra comunità è che, non per dire che lo avevamo detto, perché è una cosa che non si dice mai, ma lo avevamo detto in consiglio comunale quando fu presentato il project financing ormai un anno fa o più di un anno fa, nel quale noi come principio eravamo contrari non alla realizzazione del forno crematorio, sia chiaro, ma alla allocazione, cioè dove lo andiamo a mettere. E quindi la nostra idea di allora non è diversa da quella che abbiamo oggi. Anzi, noi all'epoca, io, il consigliere Boschetti, il consigliere Mariotti, la consigliera Bolognese, il consigliere Travaglini, dicemmo: guardate, dovete avere una visione, perché è vero che tecnicamente, perché l'eccezione che qualcuno mi potrebbe fare adesso, degli amici della giunta o gli amici consiglieri di maggioranza, potrebbe essere quella che deve rientrare necessariamente in un piano cimiteriale il forno crematorio, tant'è vero che di fatto si fa una variante rispetto al cimitero attuale, perché le norme prevedono che il forno crematorio deve essere all'interno delle mura del cimitero, tant'è vero che poi verrebbe anche modificato l'ingresso dello stesso cimitero, giustamente per rispettare le norme, quindi questo sia chiaro. Ma il problema è dove lo andiamo a mettere. Noi lo andiamo a mettere, quindi le questioni sono due,
La prima, dove è allocato? Noi lo andiamo a mettere a 250 metri da una scuola. Allora, noi anche sulla posizione della scuola, ricordo a tutti gli amici consiglieri, vedete, la politica si può fare in due modi. La possiamo fare perché vogliamo vincere, vogliamo avere i voti oggi, o la politica la si può fare perdendo, ma pensando alle future generazioni. E noi qui ci stiamo giocando un pezzo della nostra città. Cioè noi andiamo, così come dicevamo della scuola che l'avevamo messa all'epoca, quindi noi non eravamo contrari a dove si faceva il polo scolastico, ma il fatto che oggi non ci sta un parcheggio e c'è un casino ogni volta che esce dalla scuola ed è noto a tutti, vi stiamo dicendo, guardate che benissimo il forno crematorio, va bene, non può essere inserito in quell'area che è già fortemente antropizzata, c'è una urbanizzazione molto forte e soprattutto è vicino a un nuovo complesso edilizio che sta nascendo ed è vicinissimo a una scuola. Adesso guardate, la dico in maniera molto proprio tranquilla, ma voi vi immaginate il passaggio di quei mezzi anche agli occhi dei nostri bambini? Guardate, guardate, sono in difficoltà a dire questo perché un politico, un consigliere che dice queste cose, dal mio punto di vista veramente il livello è basso, perché ma io devo rappresentare ai miei concittadini l'immagine che può venire fuori. Noi avevamo detto, e qui la visione che molte volte, e questo non capisco, non lo comprendo, perché abbiamo avuto modo, i tempi ci sono, di parlare con gli altri comuni. Io dissi in consiglio comunale, dissi testualmente, mettiamo in una bella collina o creiamo un nuovo piano, visto che dobbiamo fare il piano cimiteriale, creiamo un nuovo cimitero. Cioè, voglio dire, non è una cosa che non si può fare. Si può fare, si può fare. Noi abbiamo un cimitero in quella zona e quindi la cosa più naturale è metterlo lì. Ma se lì non, oggettivamente non funziona, non potrà funzionare, non potrebbe funzionare, abbiamo due ipotesi. O creiamo un nuovo cimitero oppure facciamo quello che noi dell'opposizione abbiamo detto un anno e mezzo fa. Cioè, quando San Salvo era il centro, perché San Salvo è stato il centro di tutto il Vasteto, comunque polo attrattivo e aggregativo, col patto Trignosinello e tutte le cose che non devo raccontare, eccetera, eccetera. Ci si mette d'accordo, come dicemmo allora, con il comune di Montedoriso, col comune di Cupello, col comune di Vasto, prima di tutto, e vediamo di trovare una soluzione alternativa. Io dissi, per farlo capire nell'immaginario collettivo, in una collina col verde, ci sono colline, facciamo una zona cimiteriale in quest'altro luogo. Poi, e mi accingo a concludere, scusa Presidente, so che ho sforato i tempi, io di solito cerco sempre di essere molto preciso, ma è un tema molto importante. Poi c'è qualcuno della maggioranza che in maniera quasi macabra, uso questo termine perché poi anche io che sono notoriamente molto moderato, davvero poi c'è un limite, c'è una convenienza economica nel fare il forno crematorio. Cioè, allora ragazzi, io ve lo dico, scusate consiglieri, ragazzi, adesso è come se stavo all'università. Cioè, ma noi davvero stiamo dicendo, allora dico questi numeri che sono numeri ufficiali. Allora, il piano dice che questa struttura avrà 474.000 euro di fatturato, il comune di San Salvo avrà un introito di 23.700 euro. Allora, se più 20.000 euro di canone, cioè circa 43.000 euro l'anno, 43.700 euro per essere precisi. Allora, ve lo dico con grande sincerità, per quanto mi riguarda, e per quanto sono certo riguarderà anche gli amici consiglieri di opposizione, i miei colleghi di partito e non comunque del centro-sinistra presenti in consiglio, non ha prezzo. Cioè non esiste 43.700 euro per far mettere il forno crematorio lì. C'è una cosa che proprio non ha nessun prezzo per quello che ci stiamo giocando per il futuro della nostra città. Cioè, è una cosa della quale dobbiamo riflettere, ma riflettere approfonditamente. Perché il punto, c'è qualcuno che chiedo scusa che c'è il microfono aperto e sta parlando. Il punto è che non è che noi stiamo approvando il piano regolatore cimiteriale, che noi lo approveremmo. Noi stiamo approvando la realizzazione di questo piano per inserirci il forno crematorio, cosa che, come la consigliere Elisa sa benissimo, ho detto anche in commissione.
nella quale rappresentavo l'opposizione, dove ho detto che noi non abbiamo nessun motivo ostativo di principio sul piano regolatore cimiteriale, ma come possiamo approvarlo quando dentro ci mettete dentro questa roba qui di 4.000 metri quadri, dove tra l'altro sapete benissimo che già nello stato dei luoghi attuali del cimitero noi non rispettiamo le distanze di salvaguardia e le misure che ci dovrebbero essere. Perché? Perché giustamente c'erano negli anni già degli altri immobili. Ok, ma tutte queste considerazioni le dobbiamo fare. Vi ringrazio. Bene, consigliere Gennaro Luciano, abbiamo sentito il suo intervento. Non ho interrotto per i motivi che... No, per i motivi che abbiamo già detto non c'è problema, si tratta di uno strumento di programmazione importante, per cui qualche minuto in più non cambia assolutamente l'economia della discussione né del Consiglio, e non ci sono problemi. Ci sono altri interventi in merito alla discussione generale? Non vedo richiesta di parola. Ah, sì, vedo allora la consigliera presidente Elisa Marinelli, prego, le do la parola. Io volevo rispondere al consigliere Luciano e volevo far notare anche a tutto il consiglio come le fasce di rispetto che esistono nel nostro cimitero, la fascia di rispetto del nostro cimitero ad oggi è di 150 metri. Ciò che succede in Italia, la situazione dei cimiteri in tutta l'Italia, diciamo, non si sente niente in effetti. Scusate, chi non interviene deve chiudere i microfoni, per cortesia, altrimenti non capiamo niente. Grazie. Ok. Stavo dicendo che la fascia di rispetto attuale del nostro cimitero è di 150 metri lineari, cosa ovviamente buona, perché le fasce di rispetto, ovviamente sappiamo tutti, vanno da un massimo di 200 metri ad un minimo di 50 metri, quando ad esempio per situazioni di necessità si va in deroga. Quello che noi stiamo proponendo è una restrizione di 50 metri soltanto su un lato del nostro cimitero e non su tutta la fascia di rispetto cimiteriale esistente ad oggi. In più il tempo crematorio è più uno strumento di visione futuristica, per anche avere un impatto, se si vuole, anche di costruzione minore, perché fondamentalmente altrimenti ogni anno noi ci ritroveremo a fare conti con una crescita a dismisura del costruito per quanto riguarda la creazione di popoli e cappelle. Quindi io sono del parere invece che anche l'ubicazione è esatta e che ha un impatto quasi pari a zero. Grazie. Presidente, chiedo la parola. Finito l'intervento, consigliera? Sì, scusi. Allora, prego. Ci sono altri interventi? Presidente, chiedo la parola. Sì, prego, consigliere Fabio Travaglini, prego. Io mi voglio associarmi e sottoscrivo in pieno l'analisi altamente professionale esposta dall'ingegner Gennaro Luciano, dal collega consigliere Gennaro Luciano, soprattutto perché adesso attualmente abbiamo contezza, cosa che non avevamo in passato, quando abbiamo trattato l'argomento, abbiamo la contezza di come diventi un'area d'espansione quell'area a seguito dell'avvio del polo scolastico. Attualmente noi lo vediamo, le altre volte lo vedevamo solo sulla carta.
lo capiva Gennaro Luciano, lo capiva Elisa Marinelli, lo capivano i tecnici, adesso lo capiamo anche noi che abbiamo studiato economia e non abbiamo fatto ingegneria. E vediamo già all'avvio, da pochi mesi, da circa un anno, poi c'è stata la pandemia, ma comunque la scuola si è fatta, vediamo già cosa sta creando quella zona, soprattutto perché inevitabilmente, creando un polo di grande movimentazione di persone e di mezzi, inevitabilmente si sta creando una forte attrazione per quell'area anche per altre costruzioni, anche per altre attività probabilmente. Quindi quella sarà ed è stata destinata ad area di forte espansione urbana, proprio perché è stato deciso di localizzare lì il polo scolastico. Quanto nello specifico al piano cimiteriale, che la cui diciamo discriminante è proprio la costruzione del tempio crematorio, vanno fatte alcune precisazioni. Io stesso sono totalmente a favore della costruzione di un forno crematorio, questo lo stiamo precisando da tempo, l'abbiamo precisato anche sulla stampa, però come al solito le modalità devono essere modalità che guardano allo sviluppo vero della nostra città e soprattutto alla cooperazione anche con il comprensorio. Io dall'analisi, per carità, voglio ribadire 100 volte che non sono un tecnico, però dall'analisi che vedo qui fatta, innanzitutto non mi convincono le ragioni per cui non si potrebbe fare nell'area ricadente nel cimitero nuovo. Vado a memoria, ma mi sembra che addirittura ci siano delle proprietà del comune di San Salvo, delle particelle nella parte del cimitero nuovo di proprietà del comune di San Salvo. Non l'ho verificato, non so se voi lo avete verificato o potete darmi conforto su questo, ma comunque ritengo convintamente che l'area utilizzata, che l'area prescelta eventualmente per il forno crematorio sia totalmente sia errata, soprattutto perché non stiamo guardando al futuro e allo sviluppo futuro. Quanto alla fascia di rispetto cimiteriale che è stata citata dal collega Luciano e in risposta dalla presidente Marinelli, è vero, leggo qui riportato anche l'estratto, la previsione normativa che addirittura si può ridurre la fascia di rispetto a 50 metri per comuni di meno di 20.000 abitanti. Noi abbiamo 1980 credo quest'anno, quindi diciamo che siamo già nella fascia superiore. Però io vi dico, sia riferito a questo piano, ma è la mia convinzione anche di sviluppo urbanistico, San Salvo ha bisogno di crescere, come crescerà nel prossimo futuro, utilizzando spazi ampi. Tutto quello che stiamo producendo negli ultimi anni è praticamente la chiusura di spazi angusti, di spazi scomodi, di spazi che stanno peggiorando notevolmente la logistica e la vita quotidiana dei cittadini e dei lavoratori. Quindi io vi dico, utilizzate come metodo, girate o giriamo tutti quanti insieme, facciamo dei tour all'interno di San Salvo, proviamo a capire, ma io vi dico che stiamo creando delle infrastrutture scomode che soprattutto faranno da tappo per il futuro. Allora, grazie consigliere Travaglini. Generale, ancora ci sono altri interventi? Presidente, potrei dire non ancora come dichiarazione dei voti, o poi ci sarà il collega consigliere Boschetti. Posso dire, potrei rispondere alla consigliera Marinelli, visto che in via eccezionale, sì, visto che tratta di un piano regolatore, per cui facciamo un'eccezione, anche perché gli interventi mi pare siano comunque ragionevoli. Prego. Grazie Presidente, davvero un minuto e mezzo. Voglio partire da un esempio. In un consiglio comunale ci furono mandati, vi ricordate la strada davanti il nuovo polo scolastico? Ci arrivarono degli documenti nel quale la strada era larga 8 metri.
Noi poi facemmo in consiglio tutte le nostre opposizioni, diciamo perché non la allarghiamo. Quella strada di 8 metri, voglio dire, sarebbe stata nel rispetto della norma. Quindi nessuno sta dicendo oggi alla consigliera Marinelli e alla maggioranza che, anche se giustamente, come benissimo ricordava il consigliere Travaglini, siamo a 19.976 abitanti, quindi sotto i 20.000 possiamo stare a 50 metri, sì. Noi come consiglieri di opposizione oggi stiamo parlando di un'altra storia che vorrei che fosse chiara ai cittadini che ci vedono e a tutti voi consiglieri di maggioranza. Qui stiamo parlando della visione della nostra città, che è un'altra partita, che non si misura, e lo dice un tecnico, da 50 metri, 51 metri, 53 metri, 8 metri. Noi stiamo dicendo un'altra storia, che seppure è chiaro che il piano è perfettamente regolare, rispondendo alle norme, quello che volete, io vedere, diciamo, non mi immagino la ciminiera del tempio crematorio a 200 metri dai bimbi che escono da scuola, e non mi immagino, se le previsioni sono di 900, adesso non ricordo bene quello che è previsto nel piano, comunque di centinaia di feretri che vengono lì, quindi questo via vai di quel tipo di mezzi, uso questo termine molto delicato, pensando che passano i pulmini della scuola. Allora, guardate, secondo me un amministratore si deve porre anche questi problemi. Vi ripeto, rispetta le norme, quindi nessuno dice questo. Noi stiamo parlando di visione, quindi la differenza che c'è tra noi e voi in questo caso non è soltanto su un aspetto tecnico, perché sulla tecnica ve l'ho premesso prima, io, il consigliere Boschetti, Travaglini, Marica, Gianni Mariotti, lo facciamo votare dall'ospedale, avremmo votato a favore. Qui stiamo parlando di un'altra storia che cercheremo di far capire anche ai cittadini di San Salvo. Grazie, e grazie Presidente per avermi dato l'occasione di poter replicare. Prego, consigliere. Possiamo continuare la discussione generale? E, se c'è richiesta ancora di parola in merito alla discussione generale, sempre sulla proposta di adozione del piano cimiteriale, ci sono altre richieste di parola? Presidente, potrei intervenire? Sì, prego, sindaco, certo, prego. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio tutti per gli interventi che sono sempre un momento di grande crescita per tutti. Lasciatemi ringraziare la consigliera Marinelli, Elisa Marinelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio, per il lavoro che in prima linea la stessa ha fatto su questo piano regolatore cimiteriale, e tutta la mia maggioranza, perché su questo tema ci siamo confrontati anche in più di un'occasione. Ci ho detto, io sono davvero molto dispiaciuta per la, non per me chiaramente, ma per la possibilità di dimostrare compattezza come città su un tema che è un tema di grandissima modernità, di grandissima civiltà. E devo dire che mi dispiace che si fraintenda l'ordine del giorno di oggi, che viene per l'approvazione di un piano cimiteriale che doveva essere approvato ben 20 anni fa, e si incentri la discussione soltanto sul tempio crematorio, che ricordo è stato già portato all'attenzione del Consiglio Comunale oramai più di un anno e mezzo fa, credo. Il tema è chiaramente un tema che può portare a qualche divisione, ma auspicavo e immaginavo una capacità di fare squadra su una cosa che è importante per la nostra città. Vedete, proprio la necessità di immaginare la San Salvo del futuro, proprio la capacità di avere visione del futuro che ci ha indotto a immaginare questo tipo di intervento, a impegnarci su questo in campagna elettorale, e rispondendo al consigliere Gennaro Luciano, che dice di far presente la costruzione del tempio alla città, vorrei ricordare, e non la prendo come una minaccia, sebbene il tono sembrava questo, ma insomma lo conosco e so che non era una minaccia. Vorrei far presente che su questo ci siamo impegnati in una campagna elettorale dove la città di San Salvo ci ha attribuito oltre il 66%, segno evidente che i cittadini hanno probabilmente compreso l'importanza di questo intervento e addirittura ci ha sollecitati a farlo, per cui i cittadini di San Salvo non sono cittadini sprovveduti o addirittura talmente ignoranti da ne avere necessità di suggeritori dentro l'orecchio, sono persone
che hanno dimostrato grande capacità da sempre di quasi precorrere i tempi e di fissare gli obiettivi a questa città. Per cui credo che il responso elettorale oramai di quasi 4 anni fa è tale per cui quasi siamo obbligati a percorrere quel percorso. E quindi ecco che ci ritroviamo su questo punto. Quindi non ci stiamo giocando niente, non ci stiamo giocando il futuro di questa città, noi lo stiamo costruendo il futuro di questa città, e ci dispiace per tutti quegli altri che non vedono in questa possibilità di scelta che il Comune di San Salvo sta dando ai suoi cittadini e al territorio la stessa impellenza e la stessa urgenza a decidere in questo senso. Ora, io non vorrei fare ragionamenti che ci porterebbero a uno scontro preelettorale, non l'abbiamo quasi mai fatto questo ragionamento in consiglio, non lo vorrei portare ora perché il tema è importante. Il tema è capire quanto tutti noi siamo progressisti, quanto tutti noi siamo capaci di mettere l'interesse della città prima dell'interesse elettorale. Lo dice una che non si può ricandidare, quindi non sono candidata a sindaco, e si tratta di gettare le basi della San Salvo davvero in grado di rispondere a quel diritto costituzionale che è la libertà di scelta, se vogliamo parlare di tempio crematorio. Non mi sottraggo a questo argomento, sebbene dovremmo parlare di altro, e mi piacerebbe che ci fossero anche interventi sul piano regolare cimiteriale per capire anche se lo condividete. Ora, ci ho detto, noi, così come per la strada di via Melvin Jones, che avevamo immaginato di ampliare, anzi siamo stati anche molto critici nei confronti di chi l'aveva immaginata di 8 metri, lo abbiamo immaginato nel momento stesso in cui abbiamo individuato l'area, abbiamo apprezzato anche il vostro suggerimento, ma insomma, per fortuna siamo dotati di un minimo siamo attrezzati a sufficienza da capire che in questa città strade di 15 metri, 8 metri non possono essere più fatte. Quindi era una strada a servizio di una scuola, a maggior ragione doveva essere ampia. Così vi dico che allo stesso modo la scelta di un tempio crematorio è una scelta che va in questo senso, cioè di guardare al futuro, di guardare a ciò che viene dopo. Le richieste di cremazione aumenteranno, e questa città, così come è stata sempre nel tempo capace di rispondere ai bisogni dei suoi cittadini, deve esserlo anche sul tema. E quanto ai territori, vi garantisco che noi non solo giriamo San Salvo, visto che la governiamo da 9 anni, ma giriamo anche il territorio. Guardate, i matrimoni o le unioni civili, per dimostrarci ancora una volta aperti di mente, sono basati sulla volontà di entrambe le parti. Ora, non hanno ancora inventato le cose a tre istituzionali, ma quando c'è un accordo e il matrimonio è l'esempio tipico, è importante che ci sia il consenso di tutte le parti. Quindi io non mi azzardo minimamente a giudicare le scelte degli altri, non l'ho mai fatto, non lo faccio in questa sede, ma vi dico che abbiamo interloquito con chi del territorio era più prossimo a noi, e l'abbiamo fatto con estrema serenità, per cui non c'è stato lo scontro, nemmeno una volontà di andare oltre o andare prima. Ci siamo ritrovati prima perché abbiamo lavorato con una priorità su questo tema che magari altri non avvertono, ma non possiamo imporre la sensibilità dei sansalvesi a tutti gli altri. Questo per dirvi che il tema dell'allocazione è un tema che è stato discusso, sebbene non ci siano state poi molte iniziative, diciamoci la verità, da parte di altri ad aderire a un tema di cui stiamo parlando da 4 anni, quindi non è che era un segreto, addirittura è intervenuta la Chiesa Cattolica a favore di questo intervento. Perché lì? Perché quello è il nostro cimitero, perché San Salvo ha un problema in termini di consumazione del suolo che deve essere guardato con grande attenzione, per cui immaginare altri luoghi da destinare a cimiteri onestamente sarebbe una scelta veramente retrograda, e il tempio crematorio ha l'obiettivo di limitare la consumazione del suolo, perché credetemi che se noi facessimo una valutazione a religiosa, priva di ogni condizionamento di natura religioso, ci renderemmo conto che quel tempio crematorio aiuterà non solo
eviterà non solo la consumazione del suolo di San Salvo, che è 19 km quadrati, ma eviterà anche la consumazione di altro suolo e altro cemento armato gettato nelle nostre città. E quindi sarà sicuramente un'opera che darà respiro a San Salvo, non che addirittura, come qualcuno diceva, la costringeva in spazi angusti. L'altro grande rammarico che ho nel sentire la discussione, oltre al fatto che mi pare davvero un'occasione persa, guardate, i sansalvesi stanno più avanti di voi, non la perdete questa occasione, lo dico col cuore, quasi tirandomi fuori dall'agone politico elettorale, i sansalvesi stanno più avanti di voi su questo tema. E l'altro grande rammarico, che però è anche un'occasione che voglio cogliere per rassicurare tutti, è che probabilmente nessuno di voi ha fatto visita a un tempio crematorio. Il tempio crematorio porta in sé la possibilità di realizzare la sala del commiato. La sala del commiato è un luogo dove non ci sono simboli religiosi, oppure saranno, come dire, mobili, e saranno appunto induisti, musulmani o cristiani a seconda del defunto da omaggiare. E oltre alla sala del commiato, che ripeto è un'opera di grandissima apertura mentale, di grandissimo esempio per tutti quanti, il tempio crematorio occupa uno spazio limitatissimo come opera in sé, e vi garantisco che non ci sono ciminiere, vi garantisco che non ci sono fumi, vi garantisco che un tempio crematorio in una giornata di operatività piena, cosa che non accadrà sicuramente nel domani mattina, produce meno inquinamento dell'automobile che normalmente utilizziamo per venire a fare consigli in comune. Ora, questi non sono dati che inventa Tiziana Magnacca, sono dati scientifici e sono, come dire, frutto anche di prove empiriche, perché noi ci siamo stati, ne abbiamo visitati anche più di uno, perché i vostri timori erano i miei inizialmente, non mi vergogno a dirlo. Per cui mi sento di dire: peccato che state perdendo questa occasione per dire San Salvo ce l'ha fatta, San Salvo è in grado di offrire un servizio, proprio perché ancora una volta è il centro capace di interpretare lo spirito del tempo, forse meglio di altri, ma non è colpa nostra, e noi siamo sansalvesi, siamo così, e quindi è un'occasione persa. Credetemi, quanto alle questioni della scuola, la viabilità è tale per cui io, insomma, sfido a immaginare queste macchine funebri che vanno e vengono in continuazione, ma seppure dovesse accadere, la viabilità è quella della nuova circonvallazione, la scuola invece usufruisce di via Melvin Jones, e vi garantisco che anche non sarà in nessun modo percepibile dalla scuola la presenza del tempio, che è una presenza discreta, una presenza non inquinante, ve lo garantisco, e questo lo dicono gli esami come dire chimici, non so come si chiamano diversamente, ed è una presenza discreta, tant'è che io stessa, quando sono arrivata davanti al tempio crematorio, pensavo fosse una villetta, non fosse il manufatto che poi in realtà era. Quindi proprio perché dobbiamo concentrarci sulla città che vogliamo, e proprio perché io credo fermamente, noi siamo stati il primo comune ad approvare il testamento biologico, il DAT, noi siamo stati il primo, proprio perché crediamo nella libertà delle persone, ma siamo anche pragmatici, sappiamo anche che è un tempo in cui la politica non può perdere tempo, e allora laddove ci fossero state una convergenza assoluta, unanime di volontà, noi avremmo fatto come abbiamo sempre fatto, squadra con tutto il resto, ma se questa convergenza non c'è, non possiamo fare come quello che si è fatto per l'ecocentro a San Salvo. Guardate, l'ecocentro a San Salvo è stato oggetto di discussione per 15 anni, tanta discussione che non ha prodotto nemmeno un approfondimento. Noi l'abbiamo fatto in 6 mesi, allora che vogliamo fare? Lasciamo alla città la possibilità di perdere un'opportunità perché dobbiamo ancora discutere di cosa, con chi, se l'ho già fatto io, e non mi pare che siamo arrivati a grandi manifestazioni di adesione a questo progetto. Quindi io comprendo che in questo momento avete acceso un dibattito che è molto più forte di quello acceso un anno e mezzo fa, quando abbiamo approvato il tempio crematorio, lo comprendo perché si avvicinano le elezioni,
Ma vi conosco come persone intelligenti, vi conosco come uomini e donne di cultura, vi conosco come persone in grado di rappresentarla bene questa città e quindi io vi suggerisco di non perdere l'occasione di votare una cosa di cui sarete orgogliosi voi per primi. Diamo ai sansalvesi e a tutto il territorio del Vastese, noi che abbiamo la forza di farlo, la possibilità di scegliere come essere, tra virgolette, come porre termine alla vita terrena, con quali modalità, quanto, come dire, metterci in termini di risorse, ma soprattutto diamo la possibilità, in un tempo dove la richiesta è tanta, di evitare di buttare altro cemento armato per i loculi. Quella è una scelta che va rispettata e va assolutamente esaudita, ma facciamo scegliere anche coloro che invece credono in una modalità diversa per terminare la loro esistenza terrena. Un loculo ha 99 anni di concessione e vi garantisco che abbiamo fatto delle estumulazioni. Dopo 70 anni c'erano ancora, il corpo era ancora non mineralizzato. Quindi anche a volerli fare prima le estumulazioni non lo si può fare. Quindi mettiamoci in quest'ottica, non esistono colline a San Salvo dove poter fare questo e soprattutto lasciamo il verde, lasciamo le aree agricole a quello che è a cui sono destinate. Non buttiamo altro cemento, basta con l'idea di realizzare ulteriori cimiteri. I cimiteri vanno limitati in quanto sono, da un punto di vista ambientale, visto che siete così sensibili, un forte vulnus. Dobbiamo cercare di contemperare le esigenze di tutti, tenendo chiaramente ben presente che la nostra città ha un territorio limitato. Quindi, questa storia di poterla poi allocare altrove dove non si può, deve essere area cimiteriale. Io direi che in termini di risparmio di tempo, in termini di risparmio di risorse, in termini di risparmio anche di suolo, penso che questa sia stata la scelta giusta. Sono convinta che se anche adesso non tutti ne sono convinti, poi perdonatemi. Io faccio difficoltà anche a leggere di business plan su questo tempio crematorio che voglio dire avrà il suo rilievo, ma insomma non è questo l'obiettivo del comune. E non sono stati fatti su opere che invece oggi, anche se hanno una difficoltà pure ad essere attivate, perché hanno dei costi allucinanti di gestione. Quindi voglio dire, torniamo un attimo con i piedi per terra, dimostriamo che i soldi che i nostri genitori hanno speso per farci studiare, a farci aprire un po' la mente, sono stati ben spesi. Accantoniamo su un tema come questo la campagna elettorale e uniamoci in un servizio serio, vero, efficace, efficiente e moderno per la nostra città. Io vi chiedo, se volete, perché poi insomma non credo ci siano problemi, di non perdere questa occasione, proprio perché non dobbiamo giocarci il futuro di questa città. Grazie. Grazie Sindaco. La discussione generale è ancora aperta, se ci sono altri interventi possono essere richiesti. Non ce ne sono da quello che vedo, per cui passiamo a questo punto alle dichiarazioni di voto. Però prima delle dichiarazioni di voto è pervenuta una proposta di emendamento che credo sia anche stata trasmessa ai consiglieri, una proposta di emendamento proprio sulla proposta di adozione del piano cimitale. A firma del sindaco, quindi chiedo al sindaco di poterla illustrare e poi Presidente, di votare prima l'emendamento e poi ovviamente il piano nel suo complesso. scuso per il richiamo al regolamento. Sì. Io ascolterò l'emendamento del sindaco. Mi risulta che emendamenti presentati da noi lo stesso giorno del Consiglio non sono stati accettati. Quindi io vorrei capire se l'emendamento è stato presentato ieri o questa mattina. Allora, l'emendamento è stato presentato questa mattina. E il regolamento prevede che gli emendamenti di norma possono essere presentati 48 o 24 ore prima del Consiglio, di norma.
e devono essere corredati da pareri nel caso in cui gli emendamenti abbiano riflessi sulla parte finanziaria. Siccome questo è un emendamento che non ha riflessi di carattere finanziario e siccome il regolamento prevede di norma, questo emendamento è, appunto, può essere discusso e può essere anche votato. I vostri emendamenti, quelli che non sono stati accettati nel passato, altri emendamenti voglio dire, avevano problematiche di carattere finanziario. Non è così, Presidente, ma prendiamo atto. Va bene, allora il sindaco può illustrare l'emendamento. Allora, il regolamento riguarda il punto, un paragrafo del piano regolatore cimiteriale che riteniamo, dopo insomma una riflessione più approfondita che è stata generata dalla maggioranza di governo di questa città, procedere appunto a presentare. Riguarda la verifica delle strutture che sicuramente avete già letto. Si era fatta una iniziale scelta in ordine per quello che è accaduto finora. San Salvo non aveva avuto richieste in ordine a particolari sepolture con modalità prescritte dalle religioni diverse di appartenenza, non ne avevamo avuto in questi 9 anni, l'ufficio non ci registrava altre richieste in questo senso, quindi sempre in un'ottica di razionalizzazione del suolo si era escluso, e anche per evitare, ecco, queste forme che possono apparire di ghettizzazione, avevamo escluso inizialmente di prevedere altre aree per il cimitero per sepolture diverse. In realtà la discussione che abbiamo, le argomentazioni, la discussione che poi abbiamo fatto con la mia maggioranza, che vorrei ringraziare, in particolare il dottor Spadano e anche la consigliera Sarchione, ci ha fatto riflettere, trattandosi appunto di un piano programmatorio, di un'attività di pianificazione, sulla necessità comunque di prevederla questa opportunità, proprio perché sappiamo che San Salvo, anzi le auguriamo con tutto noi stessi e con tutto l'amore che proviamo per questa città, di continuare a crescere e continuare ad essere la città che accoglie tutti. E quindi abbiamo ritenuto di non dover rinviare ad un successivo atto di pianificazione, di procedere già oggi a prevedere le sepolture diverse da quelle cattoliche, ortodosse e cristiane. Quindi, se da un lato scegliamo, diamo la possibilità a tutti della cremazione, dall'altro ci è sembrato organico questa pianificazione immaginare una idea di sepoltura secondo diverse modalità rispetto a quelle che conosciamo, per cui abbiamo introdotto con questo, si introduce con questo regolamento la individuazione di un'area che secondo il DPR credo dell'85 e deve essere per il cimitero, per coloro che hanno religione, addirittura in taluni casi parla la legge nazionale anche di nazionalità diversa, che segue quindi particolari prescrizioni, dico una per tutte, ma non è esaustiva perché non parliamo di nessuna religione in particolare, ad esempio la religione musulmana prevede sepoltura a terra, quindi l'inumazione, ma con particolari modalità, una particolare esposizione verso la Mecca. E allora abbiamo detto, magari finora non c'è stata una richiesta di nessuna comunità, ma potrebbe arrivare fra un anno, 2, 3, 5, 6, insomma da qui a 10 anni teniamo aperta questa possibilità, e in maniera tale che se dovesse avvenire siamo già pronti nell'area di identificare anche nella realizzazione. Quindi l'emendamento prevede la sostituzione integrale, faccio il mio colpa, del paragrafo relativo alle verifiche strutture, e viene sostituito integralmente con il regolamento, con l'emendamento che credo vi sia stato dato, che riporta la citazione del DPR, scusate, era del 90, non dell'85, che prevede appunto i reparti speciali, che sono un po' tristi da chiamare così, ma insomma il senso è quello di dare a tutti la possibilità di avere la propria sepoltura, come secondo la propria religione. E quindi, vista questa normativa, che noi intendiamo garantire, benché non sia obbligatorio,
abbiamo previsto appunto in un'area che è individuata nella cartina, nella planimetria che credo vi sia stata mandata, io ho una copia piccola, è la parte con il retino blu, Elisa se sbaglio la correggimi, è questa, esterna al cimitero, in maniera tale che così come si fa col piano regolatore quando si individuano delle strade, si ha già la possibilità, qualora dovesse essere necessario o ci sia una particolare richiesta, il Comune sarà pronto nei prossimi anni a procedere alla realizzazione di questo reparto che secondo me è bruttissimo da dire speciale, ma così lo dice la legge. Quindi chiedo venia, lo faccio con molta umiltà, tutto il consiglio per non aver ben approfondito questo argomento che in realtà effettivamente andava fatto in questa maniera. Vi chiedo scusa per questo, ci siamo fatti portare da altre motivazioni, soprattutto dal fatto che non c'erano state richieste, però trovo giusto procedere in questa sede, in questo momento di pianificazione, è una cosa che in cui questa città ha sempre creduto molto, cioè la possibilità di dare a tutti non solo un'occasione in vita, come l'ha data sempre, ma anche un'occasione di scelta dopo la morte. Grazie. Va bene, allora l'illustrazione dell'emendamento prevede naturalmente anche la possibilità di intervenire sulla proposta di emendamento. E se ci sono interventi possiamo naturalmente discutere dell'emendamento. Io ritengo che questo emendamento, così come ha detto il sindaco, sia un momento importante proprio nella fase di approvazione del nostro piano cimiteriale, sia un momento importante sia di integrazione sia di crescita culturale per il nostro comune, e quindi credo che sia un atto che in questo momento era giusto fare per dare un segnale di apertura, un segnale appunto di crescita e un segnale di sensibilità nei confronti di un mondo che chiaramente sta cambiando, è cambiato e cambierà ancora di più nei prossimi anni. Quindi io sono assolutamente d'accordo su questo emendamento e credo che sia, credo che anche il consiglio lo possa essere, perché si tratta veramente di un atto di grande apertura e di progresso culturale. Presidente, posso? Sì, prego, consigliere Travaglini. No, ritengo doveroso intervenire perché dopo la lezione di progressismo che abbiamo appena ricevuto dal sindaco, sembrerebbe che siamo cinque retrogradi contro i diritti umani, quindi vorremmo precisare che siamo ampiamente convinti, per scelte personali e per stile di vita, che il nostro Stato, il nostro ordinamento deve essere improntato alla massima libertà di culto, di scelte di vita, di scelte private, e ci tenevo a precisarlo. Va bene. Altri interventi sull'emendamento? Prego. Sì, sull'emendamento. Consigliere Boschetti, prego. Sì. Niente, buongiorno a tutti, al sindaco, al presidente del consiglio, alla giunta comunale, a tutti i consiglieri, alle persone che ci ascoltano, ai cittadini che ci ascoltano. Certamente anche su questo emendamento mi preme fare una puntualizzazione, come diceva adesso il consigliere Travaglini, dopo aver ascoltato anche io con estremo interesse e soprattutto con tanta condivisione il richiamo al progressismo del sindaco Magnacca, non posso non notare come questa forte sensibilità ha costretto il sindaco a chiedere scusa al consiglio comunale con umiltà, che una parte importante del piano regolatore, cioè la previsione di dare ascolto a tutte le comunità che vivono bene nella nostra città da ventenni, non avevano trovato ristoro, non avevano trovato albergo, non avevano trovato la giusta collocazione, dignità e civiltà all'interno del nuovo piano regolatore cimiteriale, con la giustificazione che questo piano regolatore cimiteriale nasce proprio sulla base di questo emendamento presentato all'ultimo momento e non di norma. Il regolamento deve essere rispettato, non di norma. Il regolamento è quello, e a noi ce l'avete richiamato spesso, come bisogna rispettare
rispettarlo con puntualità. Questo emendamento dimostra che non avete discusso sul piano regolatore cimiteriale, ma avete discusso come ricollocare il forno, il tempio crematorio all'interno del cimitero. Questa è l'unica ragione di questo piano regolatore. E questo emendamento lo dimostra. E la conferma che avevate disatteso un principio basilare di grande civiltà che questo emendamento oggi in qualche modo ci richiama. Quindi noi non possiamo che essere d'accordo tutti quanti su questo emendamento, perché siamo tutti progressisti in questo Consiglio Comunale. Bene, grazie consigliere Boschetti. E allora, se non ci sono altri interventi sull'emendamento, metto ai voti l'emendamento che avete ricevuto tutti, quindi emendamento al piano regolatore cimiteriale con la firma del sindaco Magnacca a calce dell'emendamento stesso. Chi è favorevole all'emendamento? Anzi no, facciamo, chiedo scusa. Siccome il riflesso funzionato è sempre quello del Consiglio in presenza, devo invece chiamare persona per persona, consigliere per consigliere, per il voto sull'emendamento. Allora, votiamo l'emendamento. Consigliere Bolognese è assente, quindi non può votare. Consigliere Boschetti? A favore dell'emendamento. A favore. Consigliera De Nicolis è assente. Consigliera Di Filippo Antonio sull'emendamento. Voto? Favorevole. Consigliera Esposito sull'emendamento. Non la sento, non la vedo, quindi consigliere Fabrizio sull'emendamento. Voto? Favorevole. Consigliere Gennaro Luciano, emendamento. Favorevole. Sì. Sindaco Magnacca. Sindaco. Favorevole, chiaramente. Favorevole, naturalmente. Consigliera Marinelli. Favorevole. Il consigliere Mariotti assente. Consigliere Rossi. Favorevole. Consigliera Sarchione. Favorevole. Spadano, favorevole. Consigliera Torricella. Favorevole. Consigliere Fabio Travaglini. Favorevole. Consigliere Gianmarco Travaglini. Favorevole. Consigliera Marica Zinni. Favorevole. Segretario. Segretario, favorevoli? 13 presidente, 13. 16 favorevoli. 13. A 13 perché Esposito non ha votato. Va bene, allora 13 favorevoli, quindi favorevole all'unanimità praticamente il consiglio. Sì, per l'emendamento. Dei presenti, benissimo. Adesso passiamo invece alla dichiarazione gli interventi per dichiarazione di voto sulla proposta così come è stata emendata. Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno? Sì, prego, consigliere Boschetti, prego. Cercherò di essere sintetico e nei tempi indicati dal regolamento, e quindi che ci richiama spesso il Presidente. Io mi riporto certamente all'intervento, al puntuale ed esauriente intervento del consigliere Gennaro Luciano e nonché anche del ribadito e confortato dal consigliere Travaglini. Ma soprattutto volevo fare piccole considerazioni ed umili considerazioni rispetto anche alle sollecitazioni e agli inviti che ci sono stati rivolti dal Sindaco, al quale noi non certo le rispediamo al mittente, ma cerchiamo invece, come abbiamo fatto spesso in questo Consiglio Comunale, di capire se è possibile trovare un punto d'intesa, poi a prescindere anche dal voto, e cercare di capire come migliorare un atto amministrativo.
Noi siamo convinti, e lo siamo fortemente convinti, che a prescindere dalla lezione che ci è stata fornita dal sindaco, questo piano regolatore non viene fuori dal fatto che siamo progressisti oppure che vogliamo e abbiamo e siamo padroni di una visione. Questo piano regolatore cimiteriale discende dal fatto che voi avete approvato l'anno scorso un progetto di finanza senza piano regolatore cimiteriale. Ed oggi dovete assolutamente rincastrare quel provvedimento amministrativo di approvazione del forno crematorio all'interno di un piano regolatore, cioè all'interno di uno strumento di pianificazione che il Comune di San Salvo non aveva, perché, come spiegava bene il consigliere Gennaro Luciano, visto il momento storico e vista anche la dinamica normativa, nel momento in cui si sono approvati la costruzione dei cimiteri, non necessitava del piano regolatore cimiteriale. Oggi, siccome dovete ampliare l'attuale cimitero e dovete costruire un forno crematorio a ridosso del centro urbano, avete la necessità di collocarlo all'interno di uno strumento di pianificazione. Ecco il motivo per il quale, pur noi condividendo un piano regolatore cimiteriale, ma che include un forno crematorio a ridosso del centro urbano, noi non approviamo questo strumento, pur condividendo alcuni tratti essenziali di questo strumento e, come vi abbiamo dimostrato, condividendo anche un emendamento ultimo. Quindi siamo progressisti, riteniamo la cremazione una scelta importantissima, ma di grande valore civile, e vi faccio un piccolo, non lo faccio mai, ma sono costretto a farlo questa mattina, due piccole annotazioni. Una riguardo quando ero in un'altra vita mia amministrativa e politica, sono stato depositario del disegno di legge sulla cremazione circa 15 anni fa. Quindi circa 12 anni fa, quindi crediamo molto, ma non vogliamo che il forno crematorio sia collocato a ridosso del centro urbano, anche perché siamo convinti che non ci sono rifiuti solidi speciali, siamo convinti che non inquina. È vero che noi viviamo nel recinto San Salvese e ci fa piacere, non siamo uomini di mondo, come ci ricorda il sindaco, ma pur vivendo, e siamo fieri ed orgogliosi di vivere nel recinto San Salvese, noi non vogliamo che il forno crematorio venga messo a ridosso di una scuola, a ridosso di un centro, di un supermercato, a ridosso delle case. Si poteva fare diversamente. Sappiamo anche che la normativa vigente, e in particolare, se non ricordo male, l'articolo 78 dell'attuale regolamento, oggi l'attuale normativa non prevede forni crematori fuori dai recinti. Ce lo ricordavate nel comunicato stampa, anche se noi non abbiamo fatto alcuna considerazione di carattere tecnico, se non ricordo male, ma questo forno crematorio poteva essere condiviso con il Comune di Vasto, e se non erro il Comune di Vasto, con una nota che io abbiamo chiesto l'accesso agli atti come consiglieri comunali, il Comune di Vasto con una nota del marzo del 2020, in particolare 9 marzo del 2020, invitava il sindaco di San Salvo e l'amministrazione comunale ad un incontro il 12 marzo alle ore 12 con i rispettivi uffici per cercare di capire, individuare il percorso di costruzione di un forno crematorio tra i due comuni. Anche qui mi si può rispondere, ma bisogna farlo all'interno del recinto cimiteriale, e quindi forse sempre nel Comune di San Salvo. Invece no, con una variante ad hoc solo per il forno crematorio, di concerto con il Comune di Vasto, in forza della convenzione che voi richiamate all'interno di questa delibera, potevate individuare un sito distante 6 chilometri dal Comune di Vasto, 7 chilometri dal Comune di Vasto, 10 chilometri dal Comune di Vasto, ma altrettanti 7, 10, 11 chilometri dal Comune di San Salvo, e fare un centro soltanto per il forno crematorio a tutti e due i comuni, in forza della convenzione che oggi disciplina tutti i servizi tra il Comune di Vasto e il Comune di San Salvo. Non l'avete voluto fare e ci ponete la questione come se fosse una cosa altamente progressista e fuori dalla nostra cognizione intellettuale e intellettiva. Quindi questa è la nostra oggi
avversità e contrarietà a questo piano cimiteriale, perché il forno crematorio poteva essere fatto e individuato in maniera diversa e differente rispetto a quella che invece fate oggi. Molto probabilmente è campagna elettorale, secondo noi no, perché ve lo stiamo dimostrando che la campagna elettorale non la facciamo in consiglio comunale, cerchiamo di farla anche fuori dal consiglio comunale, e il centro-sinistra si sta ricompattando su tanti argomenti, anche su questo non siamo più divisi, a differenza di quello che si è fatto in questi anni, e quindi torneremo ad essere una realtà compatta non soltanto su questi argomenti ma su altri, per cercare di ritornare a ben governare questa città come abbiamo fatto nel passato. La governate da 9 anni e in 9 anni potevate fare la sala del commiato, perché la sala del commiato non necessita di un forno crematorio. A Basto, visto che è qui vicina ed è stata governata dal centrodestra, e il centrodestra ha costruito la sala del commiato senza forno crematorio, quindi non necessita il forno crematorio della sala del commiato. E poi queste le cremazioni, ho visto l'ultimo e finisco e mi avvio a concludere, ho letto con attenzione il piano regolatore, abbiamo le cremazioni negli ultimi anni, nel 2019 0 richieste di cremazioni e negli anni passati una media di 3 richieste di cremazioni. Questo forno crematorio servirà molto probabilmente a tutta la provincia e a tutta la regione, quindi molto probabilmente non sarà utile alla cittadina di San Salvo, anche perché questo cimitero, così come ci dice questo documento, era autosufficiente per ancora 10 anni. Quindi non c'era la necessità urgente e impellente per poter andare a rimettere mano a questo cimitero con le colate di cemento armato che in qualche modo, le colate di cemento armato che le cappelle gentilizie avrebbero creato. Durava 10 anni per la struttura che oggi ha questo cimitero, il cimitero di San Salvo, di concerto e convenzionato con il Comune di Basto. Quindi a me pare che, e diciamoci la verità, che avete bisogno di questo strumento per poter fare il forno crematorio. Ecco perché il dibattito è sul forno crematorio e non sul piano regolatore cimiteriale, perché a voi serve solo ed esclusivamente per il forno crematorio. È il motivo per il quale noi oggi abbiamo incentrato il dibattito sul forno crematorio. Speriamo che di riuscirvi a far comprendere che quel forno crematorio in quell'area lì è sbagliato. Non va bene, creerà difficoltà, creerà un vulnus alla città non indifferente, e ne riparleremo con te, sindaco Magnacca, da qui a 10 anni, perché sono convinto che seppur non ti candiderai sindaco di questa città, sarai candidata a fare il consigliere comunale come me sicuramente, perché anche io faccio un intervento senza avere l'obiettivo della candidatura a sindaco, quindi con estremo disincanto, tranquillità e serenità. Ma da qui a qualche anno sicuramente ci ritroveremo a dire che, così come sono state sbagliate delle opere pubbliche, così è sbagliato questo forno crematorio a ridosso di una scuola, a ridosso di un centro urbano. Noi votiamo contro. Grazie consigliere Boschetti. Altri interventi per dichiarazione di voto? Altri interventi per dichiarazione di voto? Io, presidente. Chiedo scusa, consigliera Marinelli. Sì. Volevo fare dichiarazione di voto, sì. Posso, presidente? Sì, prego. Okay. Ma mi pare che però l'avesse fatto qualche il sindaco non c'è? Il sindaco è presente. Sì, lascio la parola a Marinelli, che è di un altro gruppo, e poi magari io, il presidente. Sì. Dichiarazione di voto, prego. Se è necessario, ribadisco la richiesta, se no possiamo lasciar perdere. Prego, consigliera Marinelli. Okay. Per dichiarazione di voto, dico che questa maggioranza e anche la mia lista è favorevole, perché noi abbiamo lavorato in maniera corretta, in maniera onesta, ponendoci tutti i dubbi riguardante questo tempio crematorio. E volevo ricordare che questo piano regolatore cimiteriale che noi ad oggi vogliamo approvare
non è solo ed esclusivamente per la creazione di questo tempio crematorio, ma volevo ricordare a tutta la maggioranza, a tutti i cittadini di San Salvo, che il comune di San Salvo è dal 1990 che doveva avere questo tenore regolatore, e quando fu ampliato negli anni precedenti il nostro cimitero, comunque sia, non era regolamentato da questo piano regolatore, quindi abbiamo l'esigenza di averlo nei documenti del nostro comune. In secondo caso, per quanto riguarda le comunicazioni con il sindaco di Vasto, una volta fatta la prima richiesta non sono proseguiti i colloqui e quindi avevamo anche la necessità di prendere delle decisioni rapide per la realizzazione di questo piano regolatore cimiteriale. Quindi, un anno ci avete messo. Quindi per questi motivi noi votiamo favorevole, grazie. Rapido. Grazie consigliera Marinelli. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Allora. Presidente, scusami, stavo parlando a vuoto. Prego. Posso intervenire? Per dichiarazione di voto, sì. Naturalmente in sostituzione del capogruppo, certo. Sì, sì, in sostituzione della consigliera Carla Esposita. Per delega del capogruppo, va bene. È chiaro che la dichiarazione di voto del gruppo consigliare che rappresento è favorevole, come credo quella di tutti i consiglieri di maggioranza. Con due precisazioni, cercherò di essere breve quanto lo è stato il consigliere Boschetti, e volendo intanto precisare un dato di fatto, che è questo. Guardate, io in 9 anni non ho mai fatto guerre con i miei colleghi del territorio e non ci riuscirete neanche stavolta a farci dividere rispetto al mio avversario politico, perché è del PD, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ma che è una persona con cui ci siamo sempre trovati. In realtà la nota fu sollecitata da me perché apprendemmo di questa volontà di Vasto nel giornale, e quindi chiesi a Francesco se a questo punto era il caso di vederci e seguì la nota. Dopodiché ci fu la pandemia, se vi ricordate erano proprio la prima settimana in cui addirittura avevamo anche qui dei casi, e venne disdettato. Dopodiché non siamo stati, e questo lo dico per onestà, cioè raccontando la verità storica dei fatti, così come sono accaduti, non c'è stato più nessun altro interessamento da parte del Comune di Vasto, che ripeto è nella sua libera facoltà di scegliere come gestire la propria amministrazione, la propria città, ma di fatto non c'è stato nessun altro interessamento rispetto a questa opera. E d'altro canto non posso io da sindaco di San Salvo imporre una scelta che che non spetta a me, spetta all'amministrazione di Vasto, al sindaco, ai consiglieri, maggioranza, minoranza, sollecitare questi interventi. Dopodiché con il sindaco ci siamo sentiti in un clima di grandissima serenità che caratterizza sempre i nostri colloqui. Qualche giorno fa, penso una decina di giorni fa, il sindaco, riconoscendo, ho spiegato a che punto eravamo e quindi mi ha detto no, procedete. Quindi non c'è nessun conflitto con la città di Vasto, devo ribadirlo nella maniera più chiara, né ci sarà nessuno del PD, di Forza Italia, di qualunque altro partito che potrà dividerci su questo tema. Dopodiché io dico che non bisogna che ci scaldiamo, perché parliamo di un grande risultato, tutti quanti sono convinta che ciascuno di noi è motivato da ragioni più o meno solide, ma insomma non c'è bisogno di scaldare gli animi, lo dico soprattutto al consigliere Boschetti, non è questo il tema. A cui voglio precisare, Tiziana, lo sai che io voglio precisare una cosa, Antonio, a noi... mi appassiono ma non mi scaldo, è una questione che ci tengo, voglio dire, alla fine, se poi dobbiamo essere, oltre a non essere protestisti e a essere un po' legati al recinto, ci vuoi anche addormentati, è un po' troppo. No, allora io appartengo alla generazione Erasmus, come diceva un tuo ex collega di partito, quindi figuriamoci se non apprezzo chi va oltre il recinto. Ma noi no, però. Io chi va oltre il recinto e sa guardare. E proprio il fatto di riuscire ad andare oltre il proprio recinto, per fortuna, per avere dei genitori meravigliosi che ci hanno mandato oltre il recinto, che diciamo viva Dio, viviamo in un posto meraviglioso. Ci ho detto, a noi non serve nulla.
A noi non serve il piano regolatore cimiteriale, a noi non serve nemmeno il tempio, non serve, voglio essere chiara, a noi non serve nulla, a noi serve un pochino di serenità nelle nostre case, a noi non serve nulla, serve a San Salvo serve il piano regolatore cimiteriale, che è un obbligo. Ti serve il piano regolatore per il forno crematorio. Consigliere Boschetti, per cortesia. Ti serve il piano regolatore per il forno crematorio. Consigliere Boschetti. Presidente. Sì, consigliere Boschetti, per cortesia. A noi serve il, prego, sindaco. Il tempio crematorio, serve il regolamento. Vorrei precisare che a questa maggioranza non serve nessuna delle due cose. Intanto perché viva Dio, ad eccezione del Presidente del Consiglio, il resto sono molto giovani, quindi immagino che la scelta grazie. Lontana. Un complimento. E poi perché anche se dovessimo dire meglio, però Stiamo parlando a proposito del forno crematorio, vero sindaco? Si è abituato a consensi anche più rigidi, per favore. Dopodiché non serve neanche il piano regolatore cimiteriale, ve lo garantisco. Ma entrambe le cose invece servono a questa città. Il piano regolatore cimiteriale era obbligatorio, prima ancora di immaginare la realizzazione di un ampliamento, e non è stato fatto, quindi è bene che si faccia, ok? Servirà anche a chi verrà dopo di noi, e serve alla città, alla mia non città. Serve lì il forno crematorio, caro sindaco. Non serve lì il forno crematorio, consigliere Boschetti, per cortesia. Serve a questa città, ma non serve lì, potete fare un posto diverso con il comune di Marco. Boschetti non può intervenire sull'intervento in corso, per cortesia, sindaco. Di rispetto, diamine. Sindaco, rispetto, consigliere Boschetti. Termino, perché mi sto dilungando per via delle tue interruzioni. Ma infatti mi rendo conto. Che noi abbiamo sempre apprezzato, e ci sono le registrazioni a dimostrarlo, l'atteggiamento costruttivo della nostra opposizione. E laddove si è sbagliato l'abbiamo sempre riconosciuto. Io il mio oggi ancora una volta un grazie per esserci, un grazie per le discussioni che in questi 4 anni sono state fatte nel nostro consiglio. Ma devo anche dire con altrettanta onestà che non sempre i vostri suggerimenti erano quelli giusti. Io vi ricordo, per dirne una, che sul polo scolastico avete fatto le conferenze stampe davanti alla scuola, eppure oggi ha salvato i bambini di San Salvo, non solo perché hanno spazi più aperti, ma hanno salvato dalla possibilità di non poter andare a scuola affatto, perché con il Covid abbiamo liberato tanti altri metri quadri in cui possono stare ridistribuiti, per cui abbiamo garantito una possibilità in più. Questo solo per dire un'ulteriore ragione per cui quell'intervento immaginato tanti anni fa si è dimostrato all'altezza, eppure è stato tanto avversato. Quindi Antonio, io rispetto al consigliere Boschetti, collega, rispetto davvero ogni singola parola che voi dite, sul serio, però non esageriamo nella strumentalizzazione, perché non serve. Ribadisco che a noi non serve nulla, viva Dio, i miei consiglieri sono giovani e quindi non serve quello, e non serve nemmeno il piano regolatore cimiteriale. Sono cose necessarie a questa città ed è talmente tanto lampante che la cosa ti fa andare in bestia. Quindi andiamoci, a noi non serve nulla, noi non siamo quelli a cui servono le cose, noi l'abbiamo dimostrato in 9 anni, che sia chiaro questo. Grazie sindaco. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto... Presidente, vorrei intervenire. Prego, allora, consigliere Travaglini, per dichiarazione di voto. Fabio, prego. Sì, grazie Presidente. Ma abbiamo stemperato un po' i toni nell'ultima parte. Per fortuna che gli interventi sono registrati. E mi pare che la comunicazione iniziale della maggioranza sia un po' modificata nel frattempo, soprattutto a seguito dell'intervento del collega Boschetti del PD. Io ho ascoltato la dichiarazione di voto della consigliera Marinelli e poi la dichiarazione di voto del sindaco a nome di tutta la maggioranza. E dopo la discussione generale direi che sono sempre più convinto del voto contrario, soprattutto perché non
più volte ci viene richiesto di collaborare alla crescita della città, ma come si può collaborare con un atteggiamento così saccente e quasi a voler screditare un'opinione differente? Questo mi pare tutto il contrario del progressismo. Noi non abbiamo fatto un intervento politico elettorale, anzi io volevo complimentarmi alla fine del consiglio via messaggio con il consigliere Gennaro Luciano, perché ha fatto un intervista, praticamente una lezione universitaria su questo e sulla semplicità e la chiarezza di come ha esposto i temi, ha esposto le osservazioni che noi abbiamo fatto. Quindi politicamente invece sottoscrivo quello che è stato la dichiarazione di voto del consigliere Boschetti. Voi ci potete trovare come ci avete già trovato disponibili e con tutta la competenza possibile che possiamo metterci, però non potete aspettarvi che nel momento in cui utilizzate l'arma della derisione stiamo qui ad ascoltarvi senza nemmeno ribattere di un millimetro. Sì, eccoci qua. Allora, grazie consigliere Travaglini. A questo punto credo che non ci siano altri interventi per dichiarazione di voto e quindi possiamo passare alla votazione della proposta di piano regolatore cimiteriale come adozione, così come è stato emendato naturalmente dalla proposta di emendamento che abbiamo votato poc'anzi. Allora, per il voto... consigliere Bolognese, favorevole o contrario? Assente. Consigliere Boschetti, favorevole o contrario? Contrario. Consigliera De Nicolis, assente. Consigliera Di Filippo Antonio? Favorevole. Favorevole. Consigliera Esposito? Favorevole o contraria? Sì, sono favorevole. Favorevole. Mi devi scusare, ma ho problemi di connessione, anche prima non mi hai sentita purtroppo. Sì, sì, infatti votazione. Ti vedevo ma non ti sentivo, va bene, favorevole. Connessione, sì. Grazie, favorevole. E consigliere Fabrizio? Favorevole, favorevole. Favorevole. Consigliere Gennaro Luciano? Contrario. Contrario. Sindaco Magnacca? Favorevole. Favorevole. Consigliera Marinelli? Favorevole. Consigliere Mariotti, assente. Consigliere Rossi? Favorevole. Favorevole. Consigliera Sarchione? Favorevole. Spadano, favorevole. Consigliera Torricella? Favorevole. Consigliere Fabio Travaglini? Contrario. Consigliere Gianmarco Travaglini? Favorevole. Consigliera Maritini. Favorevole. Favorevole. Segretario, il risultato. Un attimo. 11 favorevoli e 1. Sono 3 contrari. 11 favorevoli. Allora, con 11 voti favorevoli e 3 contrari, il Consiglio approva la proposta del piano regolatore cimiteriale e per ovviamente l'adozione. Votiamo l'immediata esecutività della proposta. Consigliere Bolognese assente, consigliere Boschetti. Non ho capito, non si è sentito, consigliere. Favorevole, favorevole. Consigliera De Nicolis assente, consigliera Di Filippo Antonio? Favorevole. Consigliera Esposito? Mi senti Eugenio? Favorevole. Favorevole. Consigliere Fabrizio? Favorevole. Favorevole. Consigliere Luciano? Favorevole. Sindaco Magnacca? Favorevole. Favorevole, Presidente. Consigliera Marinelli? Favorevole. Mariotti assente. Consigliere Rossi? Favorevole. Consigliera Sarchione? Favorevole.
Spadano favorevole, consigliera Torricella. Favorevole. Consigliere Fabio Travaglini. Favorevole. Consigliere Gianmarco Travaglini. Favorevole. Consigliera Marica Zinni. Favorevole. Sì, allora, il risultato, segretario, per l'immediata esecutività? Sì, è l'unanimità. Sì. Unanimità dei presenti, va bene. Allora, con questa votazione il Consiglio è concluso. Credo di interpretare anche gli intenti del Consiglio rivolgendo un pensiero al onorevole Franco Marini. Credo che tutti quanti o comunque noi abbia conosciuto anche di persona l'onorevole Marini, abbiamo conosciuto anche il suo impegno politico istituzionale a tutti i livelli. È un abruzzese, è una persona che ha dato lustro alla nostra regione e anche all'Italia tutta. Credo che sia giusto da parte di questo Consiglio rivolgere un pensiero all'uomo e allo statista. È scomparso 2 giorni fa e quindi credo che questo Consiglio debba rivolgere un omaggio a questo illustre personaggio, il nostro concittadino. Quindi a questo punto chiudo il Consiglio dandoci appuntamento per la prossima seduta. Grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata a tutti. Ciao. Buona giornata. Buon lavoro a tutti, buon lavoro. Buona giornata a tutti. A tutti. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Sì, sì. La registrazione in corso, un secondo giorno. Sì. Ah, eccola qua, infatti, da qua. Interrompi.